curiosi di conoscere il futuro di Mané, che si trova ad un punto di svolta dal suo matrimonio con il Liverpool. E poi Keita Baldé, benvenuti alla Rafa TV e quest'oggi vi daremo tutti i dettagli e retroscena di quelle che possono essere delle trattative importantissime per tutta l'estate. Lo faremo attraverso una persona simbolo del calcio senegalese, ossia Papa Vaigo. Ciao Papa! Ciao ragazzi! Ciao Papa, ciao! E ovviamente un grande saluto alla mia spalla, Mariano Izco. Ciao Mariano e grazie di essere qui con noi. Ciao a tutti, ciao Papa, ciao. Mané Liverpool, lui ha annunciato il suo divorzio davvero da un matrimonio lunghissimo con questa stupenda squadra. Dove pensi lui andrà? Oggi come oggi sulla carta sono tre grandi squadre che sono anche sul piano economico e come il giocatore e la sua statura. È solo Real Madrid o Barcellona o Bayern, secondo me, perché oggi come oggi il ragazzo è arrivato a un livello mondiale che fa parte oggi dei migliori attaccanti e secondo me con questa Bayern ormai questi anni sta facendo fatica per arrivare sui traguardo e questa Barcellona che sta facendo squadra nuova che possibilità. E adesso che me Real Madrid aspettavo Mbappé che non è arrivato, secondo me faranno uno sforzo per portare un grande campione quest'anno, almeno poter cancellare questo episodio di oro ce l'hanno qua, al di là che hanno vinto, però hanno qua, perché si vede bene che questo Real Madrid sta facendo uno squadrone di giovani molto interessante per preparare il futuro, perché sanno che Modric, Cross, Casemiro, Cross, oh. Esatto, sta finendo. Stanno facendo lo squadro piano piano con la vecchia guardia, però adesso e giustamente gli manca solo in attacco un altro, perché in banchina ce l'hanno un bel pezzo, gli manca sì, solo sì, per accompagnare Benzema e Vinicius, secondo me. Se loro possono prendere Mané sull'altra fascia, secondo me faranno male. Questa è una grandissima notizia davvero, che solo tu ci potevi dare. Vi coinvolgo entrambi per l'ultima domanda. Keita Baldé al Cagliari, pensi che rimarrà un giocatore come Keita al Cagliari dal prossimo anno in Serie B? Io secondo me questa Baldé è la paura che c'è sempre, io lo dico sempre ai giovani che partono dai grandi squadre. I grandi squadre dipende sempre quale mentalità che stanno preparando i giovani che vengono da lì, perché Keita Baldé è stato calcio italiano, calcio anche dopo Barcellona, tutto quanto, però il ragazzo secondo me non ha fatto dei salti bassi su giù, non si capisce esattamente se è quadrata bene, se ha un'organizzazione dietro di lui, perché questo ragazzo poteva fare di più, però scendere fino a questo livello per poter tirare fuori tutto quello che c'ha, allora che poteva fare nei grandi club e queste cose che mi rimane ancora. Non lo so quale squadra può credere su di lui, perché all'inizio partiva dalla banchina e dopo mano a mano ha guadagnato un po' di fiducia di tutta la stazione, tutto quanto, però secondo me è che sono le decisioni del ragazzo e parte da lui. Lui deve sapere cosa vuole, si parte dei grandi, deve dimostrare in campo avere tutto, però oggi dal Cagliari non so dove andare, chi deve prendere, chi deve crederci adesso in Italia dopo la sua passata, perché la tua passata tu la trascini sempre dove vai. Sì, poi ha avuto poca continuità, nel senso che come hai detto tu, ti gioca 2-3 partite di alto livello da Barcellona e poi 3-4 partite a Parigi, ha tanto talento ma non riesce a darle continuità di fare 30 partite, che è quello che le succede, lo prendono le squadre perché si fidano di lui, ma lui non riesce a dare il valore che ha, diciamo. È molto altalenante. Invece volevo chiederti, Mariano, per quanto riguarda Mané, cosa ne pensi di questo scoop stupendo di Papa al Real Madrid? No, quello che ha detto, sì, o Real Madrid, mi piacerebbe anche al Barcellona, no? Come gioca Xavi, l'allenatore, può dare tanto, però stiamo parlando che lui può andare a quel livello là, non può andare altri posti.
deve andare dove lottano per la Champions, primi posti, loro devono vincere tutto, no? Eh sì, perché oggi come oggi la DNA di vincere il Champions è già lì, questa fame di essere sempre i primi, arrivare in finale, lui ce l'ha già nella sua DNA, nella sua mentalità, giustamente quando deve fare una scelta deve fare le squadre che fanno così. Come avete potuto notare, Rafa TV vi stupisce sempre, allora non aspettate altro che iscrivervi, ovviamente lasciarci il like se è stato davvero una bomba a tutti gli effetti lo scoop del nostro Papa, e ovviamente attivate la campanellina per non perdere più nessun'altra nostra puntata. Grazie ancora a Papa di essere stato qui con noi, grazie Maria, e ancora vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti! Ciao! Ciao ragazzi!